Ragazzi, buongiorno. Innanzitutto voglio ringraziare chi nel post della community ieri sera che ho messo la foto mi ha fatto gli auguri di compleanno. Quindi io vi ringrazio veramente di cuore a tutti quelli che avete commentato. Vi voglio bene, anche se a volte non abbiamo pensieri uguali, però in questo caso capisco che la gente mi rispetta, mi vuole bene. Gente che io rispetto e che voglio bene, che reputo praticamente una famiglia, perché la mia community per me ormai è una famiglia. Allora faccio questo video, ragazzi, perché sto leggendo un articolo dove sembra che ci sono delle partite combinate sui minuti delle ammonizioni e tant'altro, dove pare siano coinvolti arbitri, dirigenti. Io non so se credere a questa notizia, però dovesse essere tutto vero, che veramente tutte queste società, ma guarda, qui non faccio distinzione Juventus, Inter, Milan. Se tutte queste società veramente hanno fatto questi accordi, spunta che è vero. Io non ci voglio credere perché è una cosa che secondo me, però io, siccome siamo in Italia ed è un paese dove bisogna pensare più male che bene, deve essere accertato il fatto, ragazzi, che queste situazioni qui, no, diciamo, sono vere e che realmente questi hanno combinato tutto sulle ammonizioni e via dicendo. Allora dico che, ragazzi, veramente il calcio chiudiamolo tutti, anche perché poi alla fine chi paga? Chi paga? Alla fine chi paga siamo noi tifosi, no? Perché ci andremo a fare la guerra, perché diremo i juventini, l'interista, il milanista. Se qui veramente viene accertato che questi tutti sapevano, allora, ragazzi, veramente chiudiamo baracca e burattini e pensiamo ad altro, specialmente in questo momento in cui il mondo vive dei periodi terribili, da guerre, subguerre, attentati. Quindi mi auguro che questa sia una notizia falsa, che paghi chi deve pagare, di calciatori, ma non voglio credere a un sistema dietro che tutte le società sapevano, gli arbitri, perché sennò, ragazzi, veramente chiudiamo tutto e andiamo avanti. Detto questo, vi mando un bacio e ci vediamo questa sera nel post partita Inghilterra-Italia. Ciao.